Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, nella trasmissione di questa sera parleremo ancora di filosofia, parleremo di un filosofo in particolare. Prima documenteremo attraverso la teoria della filosofia aperta, prima però di affrontare questo vi ricordo l'appuntamento per il 21 settembre a Marostica, via Montello 66, la statale che da Marostica porta a Bassano, e l'appuntamento alle ore 20:15, fra le 20:15 e le 20:40-45, di là ci avviamo verso la sala dei dibattiti e terremo il dibattito L'arte dell'agguato, gli elementi che la compongono. L'arte dell'agguato la faremo in due parti, cioè in due conferenze di dibattito, anche perché porta via moltissime cartelle e solo gli elementi sono 40 cartelle di discussione. Fate conto che di solito arrivavamo a 25-30 cartelle, stavolta sono 40, per parlare degli elementi dell'arte dell'agguato che sposteremo verso la magia, sposteremo verso l'intuizione, sposteremo verso la percezione del mondo. L'arte dell'agguato la potete trovare chiaramente sui siti della Federazione Pagana o sul sito dei libri su Tripod, mio personale, però scritto sulla ragione, cioè è molto pestato sull'aspetto della ragione. E in particolare sulla Federazione Pagana trovate l'aspetto di Zeus, cioè l'attività di Zeus che regala agli esseri figli di Era l'arte dell'agguato attraverso Atena. Cioè Atena, che nasce dall'intelligenza, che nasce dalla testa di Zeus, altro non è che l'arte che Zeus cede ai figli di Era affinché vivendo costruiscano loro stessi, costruiscano il Dio che cresce dentro di loro. Ebbene, nel dibattito che faremo venerdì 21 settembre parleremo degli elementi che compongono l'arte dell'agguato. Mentre invece a ottobre faremo la seconda parte e sarà l'articolazione dell'agguato dal mondo della ragione al mondo della percezione, dell'intuizione. E vedremo un po' cosa succede nell'articolazione dell'agguato, come l'individuo si trasforma. Bene, allora l'appuntamento è per venerdì 21 settembre dalle ore 20:15 alle 20:45, via Montello 66 è il luogo di incontro di appuntamento e da là raggiungeremo la sala del dibattito a pochi chilometri. Vi ricordo che via Montello è la statale che da Bassano porta a Marostica o da Marostica a Bassano, comunque il luogo di appuntamento è in comune di Marostica. Bene. Detto questo e ricordandovi che su internet c'è tutto, compreso queste trasmissioni, comprese le telefonate della Cesarina, di Giampaolo e di altre persone che hanno telefonato in questa trasmissione, sì, perché l'amico che ci carica le trasmissioni di Radio Gamma in internet ci carica tutta la trasmissione, per cui ci carica anche le telefonate e quello che diciamo durante le telefonate. C'è una cosa che mi ha colpito per l'amico di Mestre che ha fatto le telefonate oggi, cioè l'esistenza di stregoni malvagi. Cioè, in realtà non è che uno possa parlare di stregoni malvagi, cioè nella cultura cattolica, nella cultura cristiana o anche in alcune altre culture esiste questo concetto di stregone malvagio, però è una figura che in realtà andrebbe a considerare come uomo di potere malvagio, cioè un uomo che ha potere, che ha molta capacità di determinare se stesso nella vita e che agisce nella vita per impadronirsi delle persone. Di questa gente ce n'è moltissima in giro. E il problema non è quello di distinguerlo dall'aura o dalla luce o da quello che fa. Sì, nell'aura c'è queste variazioni di luce, però vi assicuro che chiunque può variarle quelle variazioni di luce come vuole. Noi lo possiamo annusare, cioè lo possiamo percepire da quello che è le sue azioni. In realtà in stregoneria si sviluppa la forma dell'intuizione. L'intuizione sarebbe una specie di riassunto
di quello che è la capacità di un individuo di percepire il mondo in maniera diversa, cioè di percepire le cose in maniera diversa. Nei dibattiti ne abbiamo già parlato di alcuni aspetti dell'uso dell'intuizione. Ebbene, io posso intuire quelle persone che sono nocive, che sono dannose o che si presentano per essere dannose, però succede anche che nella pratica della stregoneria si perde quello che è la concezione morale della vita quotidiana, cioè non è immorale dal punto di vista della stregoneria ammazzare 10 persone, questo lo è immorale dal punto di vista della magistratura, per cui è un delitto che va condannato. Ma dal punto di vista della stregoneria, ciò che spinge a capire se una cosa è morale o amorale non è l'atto in sé stesso, che può riguardare appunto la magistratura, ma è le motivazioni che ci portano a fare quell'atto, cioè il fine e l'intento per cui quell'atto viene quell'atto viene prodotto. Ebbene, i fini e gli intenti sono quelli che attraverso l'intuizione noi percepiamo. Pertanto io posso incontrare delle persone malvagie, qui ne ho davanti una persona assolutamente malvagia, la quale non mi ha mai né tagliato la testa, neanche chiesto lo scalpo, e sembra che non abbia nemmeno intenzione di farlo, però sono i suoi fini e le sue intuizioni per cui lei prende un pezzo di carta e si fa un appunto. Ecco, quello per esempio mi rivela che la persona che è entrata è una persona assolutamente malvagia, cioè la malvagità delle persone non la intuite dalle grandi azioni, spesso la intuite semplicemente dalle piccole azioni e ne percepite dalle azioni che fa, gli intenti che la persona butta su quelle azioni. Per cui esistono delle persone molto potenti che potrebbero attaccarmi, le persone potenti che potrebbero attaccarmi possono tirare fuori una pistola e spararmi, oppure alzare un rogo e bruciarmi, né più né meno, insomma, questo possono fare. Attacchi di energia servono ben poco, anche perché ogni volta che io attacco energeticamente qualcuno non faccio altro che fagocitare un po' della sua energia. Per cui sinceramente mangiarmi un po' dell'energia della persona che ho qui davanti, non è che mi piacerebbe assolutamente, cioè non mi piacerebbe proprio per niente, sia chiaro. Pertanto è inutile che io faccia degli attacchi energetici quando in realtà ho dei ritorni, perché mescoli sempre l'energia con l'altra, che non ha senso. E poi queste cose andrebbero fatte anche in culture diverse, in situazioni culturali diverse. Noi abbiamo una situazione culturale che nasce e viene generata purtroppo da 2000 anni di orrore cristiano, e purtroppo in 2000 anni di orrore cristiano esistono dei comportamenti che sono quasi obbligatori. Pertanto le persone malvagie voi le troverete in politica, le troverete per esempio nella gestione aziendale, in economia, cioè in tutti quei settori, oppure anche fra i preti, cioè in tutti quei settori che garantiscono la sottomissione e l'appropriazione delle persone. Non la troverete mai in stregoneria, anche perché l'intento praticato all'interno della stregoneria ha una funzione precisa, che è quella di trasformare chi pratica stregoneria. Pertanto se uno pratica stregoneria si trasforma. Se poi quella persona da maestra che ha telefonato aveva un'altra idea, cioè si riferiva al secondo anello del potere di Castaneda, cioè le battaglie che Castaneda aveva fatto con la Gorda e con altre, tutte quelle storie sono storie simboliche, nel senso che Castaneda ha tentato di raffigurare e di pittare delle battaglie di stregoneria che alla fin fine non sono altro che delle trasformazioni delle persone. Quando Castaneda ha scritto quelle storie, ha scritto quei libri, a lui non gli interessava tanto raccontare una storia vera, a lui gli interessava che fosse vero il principio e il meccanismo che con quelle storie lui raccontava. E il meccanismo delle storie è sempre la trasformazione dell'individuo, è sempre il recupero della memoria, per cui il recupero di un'energia, ed è sempre la capacità dell'individuo di superare degli ostacoli
e di proiettarsi in avanti, cioè vedere il tempo che veniva incontro e trasformarsi. Naturalmente questo Castaneda lo ha pittato, cioè lo ha dipinto in una situazione assolutamente particolare, cioè in una situazione dove non poteva essere accusato di fare politica, non poteva essere accusato di fare interventi sociali, non poteva essere accusato di niente, cioè le stesse cose Castaneda avrebbe potuto farle anche scrivendo un libro di fantascienza, perché quello che interessa di Castaneda non è la storia in se stessa, cioè le sue storie ne ha scritte pochissime in realtà, quelle che lui ha vissuto, ma sono i meccanismi, sono le percezioni, sono la capacità di alterare la percezione, la capacità di vedere il tempo che viene incontro, la capacità di sfidare, la capacità di modificarsi, la capacità di recuperare l'energia, la capacità di trasformarsi. Cioè, questo è in realtà il messaggio reale di Castaneda. Il resto, la storia, i suoi scontri personali e i suoi scazzi sono romanzati, cioè in effetti si vendono anche sotto forma di romanzi, perché quello che è la sua trasformazione in realtà credo che ne abbia scritta pochissima, se non l'unica cosa che potete prendere come reale fu il suo grande bluff, fu la tensigrità, che è il grande bluff di Castaneda, insomma. In realtà l'unica cosa, la cosa più grossa di Castaneda è la capacità di percepire l'intento e la voce dell'infinito e una parte, solo una parte del sognare. Castaneda troviamo solo una parte del sognare, anche perché quello che non ha scritto Castaneda è l'aspetto più grosso, cioè a un certo punto un apprendista stregone che arriva a un certo livello, lui cessa di ricordarsi cosa fa da apprendista stregone. Perché questo? Perché il suo corpo di energia ha il sopravvento su quello che è la fisicità, cioè il corpo fisico, e ha il sopravvento sulla ragione, per cui tante cose che fa il corpo di energia all'interno della vita, all'interno della quotidianità, la ragione non è in grado di registrare questo. Per raccontare sta roba, Castaneda si è inventato la storia del punto di allineamento, cioè dove i singoli esseri allineano la propria specie su un punto che è sul corpo fisico. Ma è un modo per raccontare, che Castaneda ha usato, per raccontare il fatto che superato un certo stadio di trasformazione, l'apprendista stregone va in mondi, cioè muove il punto di allineamento, va in mondi e fa delle azioni, e quando riporta il punto di allineamento sulla ragione non ricorda più quello che aveva fatto in quei mondi, però mantiene la sua pratica, mantiene gli sforzi che ha fatto per farlo. Per cui attenzione a leggere Castaneda e a trasferire quelle che sono le immagini di Castaneda nella vita di tutti i giorni. Allora, siccome questo mi ha portato via un po' di tempo, partiamo immediatamente con la trasmissione, anche perché il pezzo che vi leggerò è abbastanza breve, tanto per non caricare troppo di filosofia pura e semplice. E prima di leggere il pezzo, stavolta vi leggerò anche dal piccolo dizionario di filosofia il personaggio di cui parliamo oggi. Vi ricordo che io procedo ad analizzare i concetti che ci sono sul Bignami, per cui concetti sintetici che poi alla fin fine sono quelli che vengono usati dagli studenti quando diventano deputati e si mettono a fare leggi dello Stato. Allora, questo personaggio, vi ricordo una aberrazione del Bignami. Il Bignami italianizza tutti i nomi dei filosofi stranieri, per cui li rende italianizzati. In effetti questo sarebbe Schulz Gottlob Ernest, che viene tradotto dal Bignami in Amedeo Ernesto Schulz, che è veramente un'aberrazione tradurre i nomi stranieri. Comunque, vabbè, insomma, non ci prendiamo questa. Chi è questo Schulz? Schulz, detto Enesidemo, filosofo tedesco,
insegnò per più di 20 anni e dunque è nato a Deldrungen, Turingia, nel 1761 ed è morto a Gottinga nel 1883. Insegnò per più di 20 anni a Gottinga, 1810-1831. Nel 1792 pubblicò anonima la sua opera principale, l'Enesidemo, nome di un famoso scettico greco che più tardi finì per indicare l'autore stesso. In essa gli obiettivi dello Schulz sono saggiare i fondamenti della filosofia elementare di Reynolds e difendere le ragioni dello scetticismo contro il criticismo kantiano, contro le pretese di definitività della filosofia critica sostenute da Reynolds. Lo Schulz avanza numerose obiezioni che individuano i punti deboli della posizione. Fra esse la più nota è quella che denuncia l'uso illegittimo della categoria di causa, implicito nell'attribuire alla cosa in sé la funzione di origine, causa dei contenuti delle percezioni sensibili. Questa è la battaglia dello Schulz. In pratica lo Schulz va a difendere quello che è la visione degli scettici contro i criticisti. Vediamo un po' cosa dice lo Schulz riportato dal Bignami. Allora, cominciamo innanzitutto a dire cosa dice Schulz. Primo, non è infatti possibile, gli dice, affermare che la conoscenza è altrettanto limitata al campo dell'esperienza e, di altra parte, porre a suo fondamento delle forme a priori che sono fuori dall'esperienza stessa e che perciò sono inconoscibili. Nello stesso modo è contraddittoria la teoria della cosa in sé o numeno, perché non se ne può sostenere l'esistenza e contemporaneamente dichiararla inconoscibile. Il filosofo critico, questo è il terzo punto, deve essere scettico, riconoscendo con Hume che il carattere oggettivo della conoscenza non ha giustificazioni. Questo è quanto afferma Schulz, cioè quanto è il sintesi del pensiero di Schulz. Ebbene, stando alla preposizione, secondo cui una cosa necessariamente ne cancella un'altra, devo dire che Schulz non riesce a pensare all'esistenza del mondo prima della sua venuta. Le forme a priori non sono poste nell'assoluto, a meno che egli non concepisca la conoscenza come un assoluto in sé. Sono le basi sulle quali è costruita l'oggettività con la quale l'essere si relaziona. Le forme a priori non sono intese necessariamente come assolute, ma come relative al conoscere dell'essere stesso. Si conosce quanto l'esperienza riesce a fondare, si conosce quanto l'esperienza passata è riuscita a trasmetterci, ma direttamente non si conosce quanto ha agito e come ha agito onde produrre l'esistente, a meno di non risolvere la contraddizione attraverso il creazionismo. Dunque, nel momento stesso in cui fondiamo l'esperienza, c'è un divenuto e quel divenuto rappresenta per noi l'a priori. Per l'assoluto rimandiamo da qualche altra parte. Il concetto di inconoscibilità delle cose per Schulz e per l'oggetto della sua critica è limitato alle capacità di sviluppo del percepire da parte dell'essere, o meglio ancora, alla capacità di oggettivazione del percepito dell'essere all'interno della propria specie. Un cieco dalla nascita e permanente ha davanti a sé un inconoscibile che, anche se raggiunto e descritto attraverso l'uso di altri sensi, non riuscirà mai a percepire nella forma percepita da chi ci vede e nel modo in cui ci vede. L'inconoscibilità di un oggetto non nega necessariamente la formazione dell'idea dell'esistenza di qualcosa non raggiungibile mediante i sensi. Riconosce semplicemente la limitatezza delle proprie capacità di percezione, onde raggiungere l'oggetto e formularne la descrizione. Diverso il discorso quando l'oggetto viene costruito mediante la fantasia, onde imporlo agli esseri come cosa in sé. Per quanto riguarda l'inconoscibilità della cosa in sé, un umeno, la contraddizione viene risolta soltanto se si considera l'essere non perfetto in sé, ma perfettibile mediante mutazioni continue. L'inconoscibilità è quanto un essere intuisce come vuoto all'interno della propria coscienza.
come insoddisfazione del proprio sapere. La ricerca del riempimento di quel vuoto e della soddisfazione del proprio sapere avvicina continuamente l'essere alla percezione della cosa in sé. La quantità di fenomeni percepiti e concorrenti alla formazione della descrizione della cosa in sé portano l'essere a modificare il descritto e nello stesso tempo a modificare se stesso in relazione al descritto. L'inconoscibilità, pertanto, va intesa come incapacità dell'essere di modificare se stesso in relazione all'oggetto percepito. Io dichiaro l'esistenza di uno sconosciuto, accingendomi ad esplorarlo, rendendolo conosciuto, e percepisco l'esistenza dell'inconoscibile, che affronto modificandomi e fornendomi gli strumenti mediante i quali renderlo dapprima sconosciuto e poi elemento della conoscenza, della coscienza. È esattamente la consapevolezza dell'esistenza dello sconosciuto e dell'inconoscibile che risolve la contraddizione fra la cosa in sé e la mia dichiarazione di inconoscibilità della cosa in sé. Nello stesso tempo in cui riconosco l'esistenza della cosa in sé e la mia limitatezza nella sua percezione, posso cominciare a modificarmi onde pervenire alla consapevolezza di quell'inconoscibile. Ed è da condividere appieno la necessità di assunzione dell'atteggiamento scettico attraverso la sospensione del giudizio davanti ai vari gradi di sviluppo della coscienza e della consapevolezza. La coscienza si modifica, ma quando la sua modificazione è conclusa, si può arrestare quando il giudizio da sospeso diventa giudizio divino assoluto, ma non si può affermare che quello sia il grado massimo in cui la coscienza poteva giungere nel corso del proprio sviluppo. Così, l'atteggiamento scettico è in grado di garantire lo sviluppo ulteriore della coscienza e impedirgli di arrestarsi al grado raggiunto. La coscienza non ha valore oggettivo, in quanto questa non è dono di questo o quel Dio, ma è divenuto attraverso lo sviluppo dell'essere. Dunque, se alcuni elementi della coscienza sono comuni alla specie e da questa vengono definiti oggetti, in realtà non esiste un'oggettività della coscienza, perché questa appartiene al singolo essere e al suo specifico grado di sviluppo. E qui cominciamo a entrare in contraddizione con quasi tutti i filosofi antichi, cioè con quasi tutti i filosofi antichi, perché affermiamo che la coscienza e la conoscenza sono oggetti in formazione, cioè sono capacità di un essere, di un individuo, di espandersi nello sconosciuto che gli circondano. Cioè il sentire, la percezione, l'intuire, l'emotività, tutte quelle che sono le caratteristiche dell'essere umano e degli esseri della natura in generale che noi definiamo, non sono altro che trasformazioni e trasformazioni dell'individuo che si espande in uno sconosciuto che lo circonda. Naturalmente l'espansione dell'individuo porta a rendere conosciuto lo sconosciuto, cioè io ho cominciato a fare la prima elementare e sono andato avanti con le scuole. Man mano che andavo avanti con le scuole, sempre più fenomeni entravano nel mio pensato e ciò che prima era sconosciuto diventava conosciuto. Bene, io mi sono espanso, ho espanso me stesso nel fare questa cosa, come mi espando nel fare un sacco di altre cose. Esiste però una inconoscibile, cioè esistono delle limitazioni che ha oggettivamente la mia ragione. Queste limitazioni che ha la mia ragione, il mio corpo fisico, il divenuto della mia specie, bene, queste limitazioni io non le posso superare finché non mi attrezzo per trasformarmi. Per cui esiste delle cose che per me sono inconoscibili perché sono limitato da ciò che io sono. Però se io posso affermare che quando io ero in pancia di mia madre e c'era un mondo sconosciuto che mi circondava e un inconoscibile al di fuori, bene, io lo sconosciuto potevo renderlo conosciuto, infatti vivevo nella pancia di mia madre, ma il giorno in cui è morto il feto e è nato il bambino, quel mondo inconoscibile che era al di fuori della pancia della madre è diventato un mondo sconosciuto. Cioè in pratica io cominciavo ad avere gli occhi, le orecchie, il naso, la cioè i sensi con cui esplorare quel mondo, fondare la mia esperienza
e trasformare quello sconosciuto in inconoscibile. Però questo è inconosciuto, però io questo non lo potevo fare nella pancia della madre, perché gli occhi non erano formati, le mani non erano formate, i miei sensi non erano formati, cioè non ero attrezzato per affrontare il mondo fuori della pancia di mia madre. Ho dovuto aspettare di essere attrezzato per affrontare il mondo fuori dalla pancia di mia madre. Allora, finché in pancia di mia madre io non mi sono fornito dei mezzi per affrontare il mondo fuori della pancia di mia madre, quel mondo fuori della pancia di mia madre era un mondo inconoscibile. Però non era inconoscibile perché io non avevo idea dell'esistenza di quel mondo. Perché? Perché da mia madre arrivavano degli stimoli, arrivavano dei fenomeni, arrivavano delle sollecitazioni. Io sapevo che quelle sollecitazioni arrivavano da mia madre, ma quelle sollecitazioni erano una mediazione che mia madre faceva col mondo esterno. Quando mia madre aveva voglia di fragole, mi trasmetteva una sollecitazione di insoddisfazione. Quando aveva le fragole, riusciva a mangiare le fragole, aveva una situazione di soddisfazione. Per cui le relazioni che mia madre aveva col mondo esterno, in realtà le trasmetteva anche al feto. C'è tutta una psicologia prenatale che oggi parla anche di questo. Bene, però... questo discorso vale anche per farci capire, cioè per analogia, com'è il discorso alla morte del corpo fisico e alla nascita del corpo luminoso. Cioè noi abbiamo sì l'idea del mondo che c'è al di là, io sì ho avuto tutta una serie di percezioni del mondo che sta di là, certamente potrebbe essere anche la mia follia, fra parentesi, per cui chi cavolo ve ne frega. Però sta altrettanto vero che per percepire com'è il mondo quando il corpo luminoso viene partorito, bene, questo avverrà soltanto alla morte del corpo fisico e alla nascita del corpo luminoso, cioè quando avrà costruito l'attrezzatura per vivere il mondo in quel modo. Ricordiamoci tutto questo, perché questo è la base di quella che è la filosofia del paganesimo politeista, la teoria della filosofia aperta, in contrapposizione invece a quello che è tutta la struttura filosofica, sto parlando della struttura filosofica spiccia, in cui praticamente qualunque ragione, qualunque modo di percezione non è altro che il dono del Dio padrone, e questo purtroppo contaminerà l'intero sviluppo della filosofia. Solo il paganesimo politeista con i suoi dei può invece vedere tutte le fasi di trasformazione, per cui esiste uno sconosciuto che ci circonda nel quale ci espandiamo, ma gli sforzi che facciamo per svilupparci in quello sconosciuto in realtà ci attrezzano per quando, fatto il salto di qualità, passiamo in un diverso sconosciuto che mentre prima era inconoscibile perché non eravamo attrezzati per affrontarlo, dopo diventa semplicemente uno sconosciuto da esplorare e nel quale espanderci. Questo fa parte di tutta quanta l'idea fondamentale di quello che è il paganesimo politeista. Bene, questo è per oggi, credo che sia anche troppo dopo le lezioni di filosofia, infatti cercherò di restringere un po' le lezioni di filosofia adesso, visto che le faccio una sia il pomeriggio che una sera. La prossima volta parleremo di Salomon Maimon, un altro filosofo post-kantiano. E andremo avanti finché finiremo tutti quanti, fino a che arriveremo al determinismo, arriveremo a... chi è l'ultimo? L'ultimo dei filosofi che è stato trattato, non ricordo più. The Way forse sì. Vabbè. Ok. Passiamo un pochino invece di rassegna stampa, perché è un po' di tempo che ne facciamo un po' pochina. E nello stesso tempo, nel fare poca rassegna stampa, perdiamo d'occhio quello che è l'attualità. Naturalmente i fatti più importanti ve li facciamo sempre, cioè quelli che riteniamo i più importanti ve li facciamo sempre, però esistono tutta una serie di fatti che sembrano secondari, in realtà sono abbastanza importanti. E cominciamo col fatto più importante. Vi ricordate qualche tempo fa, no? Io vi ho parlato di un articolo del Gazzettino dove citava un processo in Francia ad un vescovo che protesse un prete pedofilo. Cioè lo sapeva chi era, sapeva cosa faceva, ma lo coprì. Ebbene, in quel processo, per noi è molto importante, perché quel processo ha tirato fuori tutta una serie di cose che erano sempre state taciute. In Francia
esiste il principio della partecipazione morale, cioè il prete che il vescovo che sapeva che il prete praticava pederastia sui ragazzini, il fatto di non denunciarlo lo rende responsabile di stupro al pari del prete. Questo è un principio etico, un principio morale, un principio giuridico che è all'interno di tutte le strutture giuridiche, credo, almeno al mondo, anche se viene trattato dai giuristi in maniera diversa, ed è un principio fondamentale della filosofia dell'etica e della morale. Pertanto questo vescovo in realtà è responsabile non solo giuridicamente, cioè giuridicamente viene trattato come un problema giuridico, però è responsabile morale di stupro di bambini al pari del prete. Solo che questo processo, vi ricordo che la notizia del Gazzettino a proposito di quello che ha dichiarato addirittura il vescovo, cioè lo rifarei ancora, cioè a me dei ragazzini me ne sbatto altamente, dice, però proteggo il prete pedofilo. In questo processo si tratta del il prete in questione, l'abate René Bissei si scrive, e il e Monsignor Piccan è il vescovo sotto processo, no? Ebbene, in questo processo è venuto fuori anche un'altra cosa. Prima di tutto è venuto fuori il fatto che il Vaticano aveva inviato delle circolari ai vescovi su come comportarsi in caso di presenza di preti pedofili. Pertanto il Vaticano ha dato delle direttive ben precise al vescovo di coprire i preti pedofili. E appunto per questi motivi, in questo processo venne chiamato a deporre anche Wojtyla, cioè si fece un mandato internazionale per chiamare a deporre Wojtyla. Bene, il Vaticano ha respinto l'invito di deposizione additando il fatto che, non so con quale trattato internazionale o per qual motivo, l'invito a deporre, cioè l'invito a testimoniare, non era, credo, redatto in latino, una cosa del genere, ma non penso, in ogni caso ha adottato una condizione formale. Praticamente Wojtyla non è andato a testimoniare della sua attività di stupratore di bambini, cioè la sua attività di coprire lo stupro di bambini, soltanto per una condizione formale. Cioè, rendiamoci conto questo. Cioè, questo personaggio, cioè, a capo di un'organizzazione che emana una delle circolari con cui proteggere i preti pedofili, a conoscenza dell'esistenza della pedofilia all'interno della propria organizzazione religiosa, manda delle circolari di protezione e usa dei cavilli giuridici per non andare a testimoniare. Cioè siamo all'aberrazione, cioè le persone per un vigliacco come Wojtyla sono solo merda da comprare e da vendere, ed è veramente vergognoso tutto questo. Ebbene, il processo a questo vescovo si è concluso. Diceva l'articolo del 15 giugno 2001 che rischiava fino a 3 anni. In realtà sappiamo benissimo come vanno questi tipi di processi. È stato condannato a 3 mesi di reclusione. Monsignor Pierre Piccan, 66 anni, vescovo di Bagé-Ligier, è stato condannato a 3 mesi di detenzione con la condizionale per non aver denunciato un prete pedofilo che aveva abusato di minori, limitandosi, come ha ammesso in aula, a mandarlo in ritiro e a consigliargli uno psichiatra. Bene, questa notizia è del Gazzettino del 5 settembre 2001, cioè la sentenza è di ieri, per cui è chiaro quello che è il cristianesimo, ed è chiaro quello che è la condizione dell'imitazione di Cristo fatta dai cristiani. Purtroppo questo ce lo porteremo sempre avanti, perché ritenendosi padroni del mondo, ritenendosi padroni delle persone, ritenendosi in diritto di fare delle persone quello che vogliono, e 2000 anni di storia lo stanno a dimostrare, dal saccheggio di popoli alla distruzione delle peggiori infamità, bene, noi troviamo ancora oggi questo tipo di comportamento, e troviamo ancora oggi delle assicurazioni degli Stati Uniti che dice che, chiamando in causa gli stessi genitori dei figli, dicono: ma voi lo sapevate che mandavate i vostri figli a scuole cattoliche? Pertanto sapevate cosa poteva succedere. C'è chiaro questo? Ebbene, quando noi parliamo della pederastia, quando parliamo di Lazzaroni come di noto,
che nascondono la loro attività di pederastia, la loro attività di partecipazione morale nella pederastia, con la scoperta di siti pedofili, ricordandoci che questa attività è propria del condizionamento educazionale cattolico che il cattolicesimo impone sulle persone, beh, veramente una cosa assolutamente vergognosa. E ricordatevi che con questo processo Wojtyla può essere chiamato tranquillamente stupratore di bambini. Sia chiaro questo. Era già chiamato prima perché a conoscenza aveva taciuti, ma non è importante. Si potrebbe sempre chiedere alla magistratura di intervenire per chiarire la sua esatta posizione. Ce n'è da chiarire. Ce n'è un mare di merda in cui sguazzare. Ma con questo processo diventa lampante e diventa responsabilità prima la sua attività. Quando osannate Wojtyla, ricordatevi, state osannando uno che va in giro a stuprare bambini. Questa è veramente una vergogna. E non è una questione di avere delle idee diverse. Cioè non è che potete dirmi io ho un'altra idea o un'idea diversa. Questi sono i fatti e i fatti hanno una loro reale rappresentazione. Sono queste cose che determinano il vero nome delle persone. Non si chiama Wojtyla, si chiama stupratore di bambini. Per cui il nome della persona è determinato dalle azioni che vengono commesse. Ok, detto questo passiamo a altro tipo di stampa. E cosa troviamo? Guarda, troviamo una denuncia. La setta dei raeliani contro i preti pedofili. Il movimento raeliano, la setta religiosa che segue gli insegnamenti di Claude Vorium, il canadese di 55 anni che si fa chiamare Rael e si batte per la clonazione umana, ha reso noto in Toscana di aver costituito Nopedo, un'associazione che intende denunciare gli atti di pedofilia perpetrati da preti cattolici. Il movimento raeliano specifica che se migliaia di preti cattolici sono stati condannati per pedofilia, questo significa che esistono tantissime vittime che non osano parlare nella paura di vedere le proprie vite esposte pubblicamente. Ed è vero, al di là dell'idea che possiamo avere dei raeliani, i cattolici fanno veramente vomitare per le loro azioni e per ciò che fanno. Dal concilio ad oggi, vediamo questa notizia che vi ho appena letto, israeliani, la trovate sul Gazzettino del 29 maggio 2001. E invece passiamo a un'altra notizia ancora. Dal concilio ad oggi, più di uno i vescovi che si sono sposati. Dal concilio ad oggi sono meno di una decina i vescovi cattolici che hanno abbandonato il loro ministero per contrarre matrimonio. I più famosi, l'argentino Geronimo Podestà e l'americano Eugene Marino, che prima di abbandonare era considerato un esponente emergente dell'ala conservatrice della Chiesa statunitense. Noi non abbiamo problemi per sapere che questo è vero e sappiamo anche cosa porta la distruzione emozionale, la distruzione sessuale, la distruzione delle persone che porta il sistema educazionale cristiano che ha al suo centro la sottomissione dell'uomo. Allora, quando noi contrapponiamo da pagani politeisti due strutture religiose, non è che le contrapponiamo per fare concorrenza. Da un lato c'è il monoteismo e il cattolicesimo nel nostro caso, il cui unico scopo è costringere le persone in ginocchio ad accettare la sua verità assoluta e in cambio chiede la distruzione della persona attraverso un condizionamento educazionale sempre più feroce. E dall'altra parte ci siamo noi pagani politeisti che, riconoscendo che gli esseri umani sono degli dèi che crescono e si costruiscono, pretendono il rispetto di quello che è la legge civile, di quello che è i bambini in quanto soggetti di diritto costituzionale, pretendono di poter costruire se stessi in un sistema sociale che costruisce se stesso e che non distrugge i propri figli costringendoli in ginocchio. Queste due posizioni sono assolutamente inconciliabili ed è vergognoso che qualcuno tenti anche magari di avvicinarle o di farle diventare complici di qualcosa. Benissimo, vediamo un attimo. Beh, qui siamo sempre pieni di articoli di Melingo. Comincia furti d'arte, sacerdote indagato, molte opere riciclate a nord-est. Del Gazzettino del 6-6-2001, ho recuperato un Tiepolo e un Luca Giordano, 8 persone coinvolte. C'è anche il religioso, un sacerdote fiorentino
tra gli 8 indagati delle operazioni carabinieri del comando tutela patrimonio artistico. San Giovanni Rotondo, oh guarda qui, un bellissimo miracolo di questo farabutto di Padre Pio, eh. Folle investe pellegrini, è omicidio volontario, San Giovanni Rotondo, un morto, 4 feriti. Li ha travolti perché voleva vedere le stelle, sì, proprio le stelle che tramontano. Antonio Nardella, 24 anni, di San Marco in Lemis, piccolo comune foggiano a 15 km da San Giovanni Rotondo, è in cura da uno psichiatra per una sindrome depressiva e schizofrenia. Paranoide in forma lieve, studia sociologia all'Università di Urbino, ma i suoi bassi profitti hanno alterato il suo stato mentale. Lunedì sera, al ritorno da una consueta e solitaria passeggiata in auto fino al santuario di Padre Pio, ha incontrato sulla strada un gruppo di pellegrini veneti arrivati a San Luca Rotondo solo da poche ore. Letizia Gallina, 72 anni, Giovanni Sorgon, di 50 anni, Bertilla Piva, di 66, e Fidenza Del Zotti, di 68, erano usciti per una passeggiata subito dopo cena assieme ad altri tre persone, tutti di Cairano San Marco, facevano parte di un gruppo di 55 persone in viaggio parrocchiale. Appena Nardella li ha visti, ha premuto l'acceleratore procedendo a zigzag finché non li ha fatti saltare come birilli. Se volete fare i miracoli di Padre Pio, lo faranno santo, eh? Sì, sì, sì. Ah, passiamo un'altra notizia, ma passiamo a una notizia della stampa, la stampa del 9 settembre 2001. Un Atlantide nel Mediterraneo, ritrovata in Egitto l'antica Eracleion. Il direttore di lavoro archeologico a Giza, dunque, un terremoto l'ha soppersa all'improvviso, tutto è rimasto come 1800 anni fa. La città ospitò Elena di Troia, già recuperate statue gigantesche e lunghe iscrizioni. Un'Atlantide egiziana di proporzioni gigantesche, sprofondata in mare dopo una catastrofe terribile oltre 1800 anni fa, è l'incredibile scoperta di un gruppo di scienziati sommozzatori nei pressi della costa egiziana. La città, forse legata alla figura di Elena di Troia, aveva 5.000 abitanti, una metropoli per l'epoca. Gli scienziati hanno portato alla luce una serie di statue giganti, enormi iscrizioni geroglifiche, oggetti sacri e numerosi frammenti di gioielli. È una scoperta sensazionale, commenta il direttore degli scavi Frank Godio, uno dei più noti archeologi francesi. Il successo della spedizione ha superato ogni nostra aspettativa. La città perduta, scoperta l'anno scorso grazie ad un magnetometro per la risonanza nucleare, venne distrutta in un'immensa catastrofe geologica, probabilmente nel secondo secolo d.C. Prima del disastro, la città sorgeva sulla terraferma nella costa dell'Egitto. Egitto. E così avremo altre informazioni, avremo altre iscrizioni, avremo altri testi da cui riuscire a capire che cos'era quel paese allora. Bene, passiamo allora ad altre notizie. Condannate le suore Hutu del massacro, di questo vi ho già fatto un'intera trasmissione. Le suore che forniscono la benzina. Vabbè, questa invece è un'altra notizia di archeologia, dal Gazzettino dell'8 giugno 2001, trovato in Mesopotamia l'antenato del vocabolario. Risale a 5200 anni fa. Il vocabolario è un'invenzione dei Sumeri, le più antiche liste di parole, in pratica i predecessori dei dizionari dell'epoca moderna. Sono state rinvenute infatti in Mesopotamia, nella città di Uruk, costruita sull'Eufrate, la cui civiltà fiorì fra il 3500 e il 3100 a.C. E la più completa decifrazione delle tavolette di argilla con caratteri cuneiformi ha svelato che furono le necessità economiche, non la religione come si era finora ipotizzato, a determinare la nascita della scrittura. A illustrare le ultime acquisizioni sull'origine della lingua scritta è stato l'archeologo tedesco Hans Nissen, professore alle Freie Università di Berlino. Notizie archeologiche, no? E qui ho una bellissima notiziola. Ho una notiziola, prima di attaccare i telefoni ve la leggo questa notiziola, no?
fa parte delle pagine centrali del Gazzettino, ogni tanto mette o metteva accadde domani, cioè nel senso che una notizia molto antica, no? Cioè una notizia molto vecchia. E questa è una notizia datata a maggio 1897, il Gazzettino c'era già, per cui il Gazzettino dava questa notizia. Attenzione, ricordate che siamo nel 1897. All'Onigo da parecchio tempo i preti distribuiscono settimanalmente del pane ai poveri della città. Ora avvenne che le ragazze di una di queste famiglie sussidiate si recarono a ballare nelle pubbliche feste. I preti, inviperiti per un tal sacrilegio, mandarono subito il sacrestano da quella famiglia ad avvertire che non sarebbe più ammessa al sussidio. E così, per 20 miseri centesimi circa di nero pane, i preti si credono in pieno diritto di impedire a quelle povere ragazze di divertirsi un po' alla festa dopo aver lavorato tutta la settimana nelle filande. Questa notizia ve la lascio a voi, qual era lo strumento di ricatto dell'elemosina e della carità fatto dai preti cattolici. Se questa notizia venne all'Onigo nel 1897, pensate un 100 anni prima e pensate un 100 anni dopo. I preti hanno sempre usato la carità per stuprare le persone e il loro diritto all'esistenza. Questa è una notizia del Gazzettino, pubblicata sul Gazzettino il 30 maggio 2001, ed è una notizia che risale al Gazzettino del maggio 1897. Vi piace la notizia? Boh. Andiamo il via alle telefonate, se qualcuno vuole telefonare, ma intanto andrò avanti con le notizie. Vi ricordo i numeri di telefono, è 049 700 700, 049 700 838. Vabbè. Il Vaticano, vescovi kenioti da una parte, Vaticano, vescovi kenioti da una parte, FBI e presidente Arap Moi dall'altra. Un giallo internazionale scoppiato sulla morte misteriosa di un missionario statunitense in Kenya, padre John Kaiser, trovato ucciso da un colpo d'arma da fuoco alla testa il 24 agosto 2000 lungo la strada che portava a Nairobi, da Nairobi a Nakuru. L'FBI, chiamata a fare indagini, dato che il religioso di nazionalità americana, ha concluso che si è trattato di un suicidio, ma i vescovi del Kenya ritengono che sia stato un omicidio e accusano l'FBI di coprire. Chiariamocelo attentamente. Fu un suicidio bello e buono, soltanto che il Vaticano ha bisogno di martiri in ogni parte del paese. Non mi risulta che i testimoni di Geova abbiano invocato il suicidio per quello che si è buttato giù dagli spalti dello stadio dove stavano celebrando i loro battesimi. Però i testimoni di Geova probabilmente non hanno bisogno di martiri per portare avanti quello che portano avanti. I cattolici invece hanno bisogno di martiri per invocare la pochezza e la miseria della loro dottrina. Notizia del Gazzettino, 30 maggio 2001. Rivoluzione nelle grandi praterie. Tornano. Pronto? La rivoluzione nelle grandi praterie, tornano bisonti e nipoti dei Sioux. La Repubblica, 29 maggio 2001. Da quando nessuno ci lavora più nella prateria, sono riapparse le piante originarie, i fiori selvatici e i furetti. Sta accadendo una cosa vincente, da una parte sembra un abbandono, dall'altra un ritorno alla patria. Cos'è che è successo? Molto semplicemente, i coloni se ne sono andati via, non vengono più sovvenzionati dallo Stato, devono arrangiarsi e praticamente abbandonano tutte quelle che erano le fattorie nelle grandi pianure. Il risultato è che tutte le erbe delle grandi pianure tornano gli animali, non sono più disturbati dagli allevamenti di bestiame, per cui chiaramente la natura riprende sempre il suo corso. È quello che vi ho detto, anche se l'essere umano distruggesse l'intero pianeta, non farebbe altro che distruggere se stesso, perché quando l'essere umano ha distrutto se stesso, la natura riprende il suo corso. Per cui
essere verdi in questo paese, in queste condizioni, è soltanto un disprezzo per la natura, cioè è non riconoscere la capacità dell'essere natura di riprogettare, di ricostruire se stesso. È considerarsi ad immagine e somiglianza di un dio pazzo che la natura è una cosa da proteggere. La natura è era, e era non ha bisogno che nessuno la protegga. Vabbè. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Senta, devo confessare che non sono riuscito a digerire bene tutto quello che ha letto, riguardante la filosofia, anche nella prima trasmissione, però sono riuscito a cogliere alcuni punti, tanto da fargli una domanda, posso? Certo. Allora, i primi filosofi pagani che ha messo, che ha parlato di unità, poi diceva i numeri, i corpi, delle determinazioni dei numeri, no? Che li definisce geometricamente, c'è? Riducendosi a corpi solidi, quali derivano dalle figure piane, no? C'è? Le quali a loro volta derivano dalle linee. Linee a loro volta derivano dai punti. Sì. Quali è un insieme di unità? Sì. Le cosiddette monadi. Sì. I quali dà origine alla cosiddetta tetrattico, cioè il numero magico, forse che presente. Dimmi. 4 più 3 più 4 alla piramide del tetrattico. Ti sento malissimo, eh? Adesso sento? Sì, dai. Ecco, la domanda che mi voglio fare è questa. La sua visione pagana del mondo, no? Che è molto affascinante. Riesce a conciliare in qualche maniera la visione pitagorica e dei pitagorici, i quali diceva la natura del numero è estranea a qualsiasi forma di falsità. Potrai vedere in qualsiasi forma i fatti demoniaci e divini del mondo, in ogni azione e ragionamento umano, potrai vedere, vigoreggiare la natura e la potenza del numero. Inoltre, per i pitagorici, e qua è un fatto strano, l'universo è cosmos, e contrariamente a quando si pensa cosmos, no? Etimologicamente si chiama ordine, contegno, bellezza, sì. Quanto l'universo è bello appunto perché è sorretto dall'ordine numerico. Ecco, la domanda che mi voglio fare è questa, ma non è necessario che mi rispondi anche adesso, anche fra una settimana, anche fra due. La domanda che mi voglio fare è questa, la sua visione del nuovo pensiero pagano, no? Che è molto affascinante. Riesce a conciliare in qualche maniera la visione pitagorica e dei pitagorici? Che secondo me è un po' troppo arida, ecco. È quello che volevo rispondere a te, infatti. Ecco, metto giù il canto. Ok, ciao. Allora, il discorso della... Cioè, stacco i telefoni perché ormai ho finito anche la trasmissione. Pronto? Allora... stacchiamo un attimino perché tanto qua i rompiballe arriva sempre e purtroppo è un dato di fatto. Quello che io voglio dire che innanzitutto per quanto riguarda la visione dei pitagorici, i pitagorici parlavano del numero in contrapposizione alla parola. Perché? Perché loro avevano scoperto che la parola non ha quel significato per ogni persona, cioè ogni persona, dito bello una cosa, ogni persona riempie di bello come lei concepisce il bello, mentre invece il numero è una cifra esatta, cioè per cui il numero per i pitagorici era superiore alla parola perché diceva esattamente ciò che intendeva dire, mentre invece la parola è una cosa abbastanza secondaria perché era interpretabile a livello soggettivo. Cioè i pitagorici cercavano di descrivere l'universo nell'insieme attraverso equazioni numeriche, lavorarono moltissimo sullo sviluppo della matematica. E il problema è un altro, che
purtroppo non è possibile ridurre l'universo a equazioni matematiche, non tanto perché non sia possibile farlo, ma perché la vastità delle scelte soggettive di ogni ente all'interno dell'universo comporta tutta una serie di variabili che niente non potremmo considerare. Cioè il fatto stesso che una persona decide di fare una cosa anziché un'altra va a cambiare tutta una sequenza di trasformazioni che porta a trasformare l'intero mondo. Questo concetto non c'era nei pitagorici, però c'era il concetto che chiaramente la parola era una cosa che lasciava il vuoto, cioè non ti dava la precisione di quello che volevi dire, mentre invece un'equazione matematica, un calcolo geometrico ti dava effettivamente quel concetto. Però era un concetto misurabile ai minimi termini, cioè se io calcolo i quadrati del triangolo è chiaro che è una cosa precisa, ma vale per il discorso dei quadrati sui ipotenusi e cateti del triangolo, però è un discorso che è finito là. Non ti esprime la percezione, i sentimenti, i bisogni, l'intuizione, il bisogno di espansione, la rappresentazione degli dèi, come tu percepisci il mondo e la percezione del tramonto e dell'alba. E tutte queste cose, anche se descrivi con le parole, non riuscirai mai a descriverle per quanto dall'animo ti vengano fuori. E così le tue scelte della vita, le scelte che vengono operate, non sono né riducibili ad equazioni matematiche, perché noi non siamo dei meccanismi, perché abbiamo delle cose che sfuggono al meccanismo, anche se possiamo dire che siamo dei meccanismi, perché abbiamo le braccia che si muovono in un certo modo, abbiamo il cervello elettrico in un certo modo, cioè queste cose le possiamo descrivere, però le cose non sono così, perché dietro a tutto questo c'è ciò che viaggia su quei meccanismi, è che la nostra volontà, la nostra intuizione, la nostra passione, la nostra energia vitale, cioè tutte cose che noi non abbiamo gli strumenti per misurare, per cui non si può neanche dire questo è giusto, questo non è giusto, questo è sbagliato. È chiaro che ciò che hanno fatto i pitagorici è stato un grandissimo sforzo di comprensione della realtà, e davanti a questo sforzo noi non solo omaggiamo, ma siamo anche stupiti e siamo orgogliosi della loro esistenza. Però non possiamo prendere nessuno sforzo fatto da un essere umano, non possiamo prendere nessuno grande, per quanto sia grande, come la verità davanti alla quale inchinarci. Noi sappiamo che si può andare oltre, perché noi abbiamo il sentire e il percepire degli dèi. Per cui omaggio ai pitagorici, omaggio ai socratici, omaggio agli accademici, omaggio anche ai filosofi su cui noi sputeremo sopra, perché noi li omaggiamo e li ringraziamo di averci dato anche le cose contrarie al nostro pensiero, perché questo ci ha portato a compattarci, ci ha portato a incazzarci, ci ha portato a costruire il nostro pensiero. Pertanto il pensiero, il tentativo di ridurre, cioè di comprendere l'universo, che è la vera eredità che ci hanno lasciato i pitagorici, è quello che noi facciamo nostro, cioè il tentativo di comprendere il mondo, di comprendere l'universo. Chiaramente qualcun altro è andato avanti con la matematica, con le equazioni e col numero, e ormai si è capito che l'essere umano usa il sistema decimale perché ha 10 dita, probabilmente se avesse 5 dita userebbe un altro sistema. Pertanto non eleviamo la sacralità del numero, però usiamo come rappresentazione per capire il mondo, e chi tenta di capire il mondo ha sempre un Dio che cresce dentro di lui. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e appuntamento giovedì prossimo, e ricordatevi che su internet trovate sempre, sempre tutto.